Continuiamo a parlare di elezioni comunali, ma andiamo a Trani. Il centrodestra ha presentato il proprio candidato, è il 71enne avvocato Filiberto Palumbo, convinto di vincere perché dice: posso contare su una coalizione unita. E il servizio. Lo descrivono come un uomo di altri tempi, dalle maniere gentili e con carattere schivo, doti che consentiranno al centrodestra di riconquistare Trani. Ne sono convinti i dirigenti dei partiti della coalizione che hanno accolto sulle note di Beethoven il loro candidato, Filiberto Palumbo. Settantuno anni, avvocato, nato e cresciuto a Trani, città da cui si è separato per 4 decenni, ma per darle lustro si sono affrettati a spiegare i sostenitori, che così rispondono a chi sostiene che la lontananza dalla terra natia lo abbia reso un estraneo. E anche Palumbo a queste critiche ribatte così. Io nella città di Trani mi sono formato, ho frequentato le scuole, ho tantissimi amici, frequento ancora Trani, ho anche una casa, ogni tanto ci vengo ad abitare. Quindi conosco i problemi, quelli che non ho potuto apprezzare in prima persona mi sono stati riferiti e descritti dai componenti della mia equipe. L'amministrazione Bottaro di centrosinistra è stata solo una parentesi, dicono a turno i rappresentanti di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, partiti che con le tre civiche aiuteranno Palumbo a cambiare rotta, claim della campagna elettorale. Si riparte dal rilancio economico e occupazionale della città. Dobbiamo studiare un piano di fattibilità e procedere immediatamente, perché gli effetti del coronavirus li vedremo a settembre, ottobre, con la ripresa. L'emergenza sanitaria ha avuto implicazioni sociali e se Palumbo riconosce all'attuale sindaco di centrosinistra Amedeo Bottaro di aver fronteggiato una situazione senza precedenti, per la ripresa serve altro. Ma io non critico i miei avversari, se si possono chiamare così, politici. E dico che si è trovato a fronteggiare una crisi che non ha paragoni nella storia, ma adesso la ripresa va affrontata da tecnici e noi di tecnici ne contiamo tanti al nostro interno.